Buongiorno ragazzi di Cange Italy, scusatemi ma non potevo non dire la mia su quello che è successo, in quanto che mi sento anche tirato tra virgolette in causa e soprattutto non mi piace quello che è successo. In questo video diremo la verità su quello che è successo a Passione Motore della sua macchina, perché io conoscendo l'officina sono andato a sentire direttamente l'officina e quindi mi sembra giusto sentire entrambe le campane, non solo il punto di vista di una sola persona, che tra l'altro non è neanche un meccanico, quindi non può neanche valutare tecnicamente quello che è stato fatto. Ma al di là di questo, una cosa che a me non è piaciuta per niente, perché io non dirò il mio parere tra i due, chi ha ragione tra i due. Non entrerò nel merito, non mi interessa, ma quello che non mi è piaciuto per niente è il modo per come è stata affrontata la cosa. Allora, per chi non lo sapesse, io sono stato querelato, sono attualmente in causa con Nicolò dal 2019, perché evidentemente qualcosa che ho detto su Instagram nei suoi confronti non gli è piaciuto e anziché venire da me a chiarire ha deciso di querelarmi, quindi siamo in causa e stiamo facendo una causa in tribunale. Evidentemente ci sono dei video comunque riguardo sul mio YouTube. Evidentemente ha la passione per i tribunali e ha querelato anche questa officina. Ora, al di là di tutto quello che è successo, perché magari Nicolò può anche aver ragione, quella cosa che secondo me è totalmente sbagliata è non rispettare il lavoro degli altri. Cosa intendo? Sappiamo tutti che l'età media delle persone che segue Nicolò è tra i 13 e i 19 anni, sono ragazzi molto piccoli. Lo dimostra il fatto che di colpo Autofficina Project D ha ricevuto 100 commenti negativi su Google da persone che probabilmente non hanno neanche la macchina e che quindi non possono valutare un commento. E si va nella diffamazione, perché se tu dichiari che è un'officina da evitare quando non hai la macchina e non sei mai andato da lui, questa è diffamazione, quindi lui potrebbe anche querelarti. Google ha già avviato un'indagine su questo, perché non è normale che nel giro di un giorno ricevi 300 commenti negativi, 100 commenti negativi, e quindi c'è la possibilità che i commenti più brutti vengano querelati. Quindi quando istigate qualcuno a insultare qualcun altro, o comunque quando istigate o addirittura fate dei balletti perché siete commenti, contenti che questa officina venga diffamata, forse dovreste avere un po' più rispetto per il lavoro degli altri, perché abbiamo tutti dei genitori che lavorano, che hanno lavorato, che ci hanno consentito tramite il loro lavoro di mangiare, che magari hanno un'attività e non vi piacerebbe se qualcuno, per la sua popolarità, fa un video il lavoro dei vostri genitori, quindi cercate di avere rispetto. Io ho avuto molti problemi in passato, mi hanno venduto due macchine che si sono rotte, ho avuto problemi con i ricambi, ma non ho mai pubblicato un video su YouTube, pur avendo ragione, magari. Trovo veramente un modo molto vile per dire le cose. Io non esprimerò il mio commento tra quello che è successo, perché magari Nicolò può avere anche ragione, non mi interessa. Semplicemente riporto quello che dice l'officina, perché era giusto sentire anche la sua voce. E quando io sento che l'officina ti ha ospitato a casa sua 2 giorni, ti ha dato la sua macchina, si è fatto 400 km per venire ad Adria quando avevi un problema con la tua Trueno, ed è stato ripagato in pubblicità. E la pubblicità è fatta a ragazzini di 13 anni che non hanno la macchina, di fatto ha lavorato gratis. E questa è una cosa che io, secondo me, a me trovo veramente orrenda, veramente brutta. Addirittura lui si è dichiarato disponibile a risolvere il problema, invece ha preferito fare un video e quindi trarre del profitto da YouTube. Detto questo, io vi lascio il video con lui, interverrò solo poche volte per chiarire un po' i concetti, perché il video purtroppo non è il massimo, in quanto essendo una videochiamata, non è proprio il massimo sentire la voce, soprattutto si vede molto mosso. Quindi analizzeremo insieme il video e vediamo come e cosa ha detto. Eccoci qua, possiamo finalmente fare, vediamo se registra, dovrebbe funzionare tutto. Allora, noi siamo qua perché volevo che anche tu parlassi di quello che sta succedendo e dicessi le cose che sono successe dal tuo punto di vista, visto che per ora abbiamo sempre sentito solo un punto di vista. Lui è il responsabile dell'officina Project J di cui si parla tanto nel video di Nicolò di Passione Motori. E mi sembrava giusto dare voce anche a te e che tu spiegassi il tuo punto di vista, cioè quello che è successo dal tuo punto di vista. Quindi presentati un attimo e poi cominciamo a fare un paio di domande. Ciao, Gangio. Sono Alberto. Cosa è successo? In pratica, si è rotto il motore sul banco, come ha detto lui, colpa ovviamente della mappa, Che la mappa però non l'avevi perché fatta tu. Ok, no. ok. La mappa è stata fatta da un'altra officina. Ok, qui l'officina cosa sta affermando? Sta affermando che secondo lui il motore si è rotto al banco prova
per colpa della mappa. Quindi quando si prepara un motore, è finito di montare un motore, il motore si mette, la macchina va al banco prova per affinare il tutto, affinare l'elettronica con la meccanica, quindi gli iniettori, il tempo di iniezione, l'aria che entra, quanta aria che soffia il turbo, l'anticipo, vanno regolati al banco di fino. Sbagliare una mappa vuol dire rompere il motore, e fare la mappa è una cosa molto delicata. I migliori mappatori chiedono anche 1000 euro per una mappa, che vuol dire 1, 2, 3 ore al banco provando la macchina. Che fa mappe, cioè. Io non ho il banco, non faccio mappe, non mi è mai interessato nemmeno di iniziare a farle, proprio per evitarmi questi casini qua. Ok, ma cominciamo dall'inizio, perché io so che lui ha rotto due motori sulla sua macchina. Il primo non l'avevi fatto tu, ma era solo stato modificato, dai, avevi montato dei pezzi, giusto? Allora, la macchina è arrivata da me senza motore, il motore era rotto. Ok, ma questo, il primo motore si era rotto, ma non dipendeva da te. Primo motore si è rotto perché ha girato magro. Quindi anche lì una mappa sbagliata. No, no, lì è un problema proprio di. C'erano dei tubi rotti, scattavano. In questo caso, quando è stata comprata la macchina, la Nissan utilizza un sistema che legge la quantità di aria che il motore aspira. Se dopo la lettura dell'aria ci sono delle infiltrazioni di aria, quindi magari il collettore che collega il muffler alla turbina è rotto, la turbina aspira più aria di quella che legge il sensore, e quindi la macchina gira magra e può creare dei problemi. Questo se la macchina non viene controllata all'acquisto, non viene fatta una verifica specifica sugli organi che fanno funzionare la macchina, sia la macchina dovrebbe dare qualche problema nell'utilizzo, sia se non ti accorgi che ha qualche problema nell'utilizzo, troppa aria all'interno del motore non letta correttamente dai sistemi elettronici della macchina crea problemi e la macchina può rompersi. Avevano problemi di misurazione del dB-metro, Ah, ok, molto quindi delicato c'era il dB-metro che l'essere non leggeva la vera quantità di aria che entrava nel motore e ha smagrito e si è venti. rotto. Esatto, Okay. Ma quindi questo, la prima esatto. rottura non dipende No, lui da te. praticamente l'ha comprata sta macchina è sfortunata. L'ha comprata, l'ha usata per poco E si è e si è rotta. rotta. Quindi non era stata controllata prima e la macchina si è rotto il motore. E arriviamo al momento in cui a te arriva la macchina in officina senza motore. Quindi devi fare il motore. C'era tutti i pezzi buttati dentro un cartone di vino di Barolo, mi pare che era. E tu gli hai fatto il motore? E io gli ho procurato un blocco che gliel'ha venduto un mio amico cliente che ne aveva qualcuno in più, allora ho detto. Ok, quindi tu hai recuperato il motore a Nicolò e Nicolò ti ha pagato il motore. Sì, ho Ok, pagato i pezzi. ha pagato i pezzi. Okay. Quindi ha pagato sia il motore che i pezzi che ha montato poi nel motore. Praticamente i pistoni erano danneggiati. Poi il problema è stato che ha tirato su tanto il costo. È stato che durante il trasporto i pacchi si sono aperti e c'era metà motore nel camion di Bartolini, Ok, quindi tu praticamente. hai se questo è quando il motore dal tuo amico è arrivato a Nicolò o quando Nicolò te l'ha spedito a No. Nicolò non ha un te? blocco, Ah, non ha un blocco. praticamente il motore è rotto. Ok. No, rotto. Sì. E gli ho procurato il blocco, quindi lui. E io volevo dirgli: guarda, se vuoi ti do il blocco e volevo mandartelo. Lui ha detto: guarda, facciamo così, mi fai tu il motore, ti spedisco la roba. E io ho fatto, però mancava metà roba. Quindi mancavano dei pezzi. Sì, è stato veramente un calvario, una gran perdita di tempo, perché magari mancavano cagatine, quelle che non si cambiano mai, difficili da trovare. Poi una volta fatto il motore è andato avanti 6 mesi. Da notare che lui ha detto: ho fatto il motore, quindi l'ho montato. Ci è andato in giro 6 mesi, quindi in questi 6 mesi la macchina andava,
dopo è successo il problema. Voleva mappare. Questo è il motore che hai fatto tu, quello di cui lui parla nel video, giusto? Questo è il motore che hai fatto tu, quello di cui lui parla nel video, giusto? Nei primi video. Ok, quindi questo è il primo motore che ha fatto della Silvia. Quindi Sì. Quello che l'hai poi si è rotto sul montato, quindi banco. tu gli hai montato questo primo motore, lui l'ha usato 6 mesi che funzionava, poi è andato a mappare il motore e il motore si è rotto. Sì. Ok, quindi il motore tu l'hai montato, se era montato male immagino che si rompeva subito, invece è durato 6 mesi, nel momento in cui è andato a fare la mappa che non hai fatto tu, si è rotto. Ok? Ok, poi cosa è successo? È successo che volevo capire un po' cosa era successo. Prima ho fatto una prova di compressione e il primo cilindro dava praticamente zero. Ho riportato la macchina dal banco prova in officina, ho aperto il motore e il monoblocco era bucato, la testa era bucata Ok. e sono sciolte le quattro candele, Quindi era magro. si è deformata la testa, magrissimo, Ok. le camicie si sono scavate dentro, si sono sciolte le camicie all'interno, perché il monoblocco è in alluminio, però è incamiciato con delle camicie in ghisa, SR20, no? E lì, cazzo, a me mi dispiaceva tantissimo perché, sì, mi dispiaceva, volevo bene, Quindi c'era e anche un ho rapporto di cercato amicizia. un altro motore che è stato difficilissimo trovare perché non è facile trovare i motori. Quindi tu hai trovato un secondo motore, un secondo SR20, giusto? Sì, gli ho messo bronzine nuove Ok. E questi pezzi qua, motore e pezzi, li ha pagati Nicolò, e anche giusto? no, non ho Ok, pagato quindi il niente. secondo motore che hai E costruito tu, ci hai messo tu i soldi dei pezzi e anche la manodopera, giusto? tutto. Ok, la manodopera del Ma primo neanche la motore te l'aveva prima, la pagata? manodopera non è mai stata Mai stata pagata. pagata, ok. Mai. Va bene. Era sempre quel trucco lì, sai, fammi gratis in cambio di pubblicità. E Ok, vabbè, poi pubblicità che funziona praticamente ok. zero, funziona di più la pubblicità a quanto pare in Italia. No, Ok. perché se tu fai bene, hai fatto il tuo, non hai nessun merito, hai fatto il tuo. No, se succede qualcosa, giù quintali di merda. Ho capito. Quindi tu mi stai dicendo Sono che costante. non ti ha mai pagato la manodopera di nessuno dei due motori se non in pubblicità e che tu il secondo motore i pezzi gliel'hai messi tu, cioè hai messo di tasca tua i pezzi del secondo motore. Ok, cosa è successo poi? Testa, blocco, guarnizioni, brontine. E gli ho detto, va che la mappa è la stessa Di prima, che di ha rotto il prima, primo motore. soltanto che prima aveva pompato la pressione del turbo, non so per quale ragione, ma il log del boost controller segnava 1,9 Minchia, un po' troppo, bar, eh. no? E gli ho fatto anche la foto, è 1,9 bar, oltre il bar atmosferico, perché adesso qua si fa sempre confusione Sì. perché i Sì, tecnici il bar atmosferico avrebbero è un detto bar. Un 2 bar bar e 9 vuol dire e 9. un bar e 9 più il bar atmosferico. Il bar Ok, quindi atmosferico comunque che stava bisogna associando sempre dentro al prendere in motore due bar considerazione. più il bar atmosferico. Sì, quindi 1,9 bar più quello Ok, atmosferico. quindi la mappa era, diciamo, sbagliata. Ok. Era magrissima. Però lui ha Quindi, detto: va, mi regalano Lime, mi regalano questo, mi regalano su. piccola annotazione tecnica. L'officina gli aveva fatto presente che la macchina nella Eco aveva ancora salvata la mappa che gli si era rotta sul banco, perché la macchina si è rotta sul banco, è stata riportata in officina, quindi aveva ancora la mappa vecchia. E l'officina si era proposta di dire: te la faccio mappare dove dico io, costa 800 euro. Invece no, da quello che sembra, Nicolò non ha voluto spendere 800 euro, ma ha detto: no, c'è qualcuno che me la mappa gratis, mi danno la AM gratis e quindi l'ha portata via. Ma quando l'ha portata via, girava sempre con la mappa, almeno da quello che dice l'officina, sbagliata.
Che è fondamentale la mappa giusta, sennò si rompe subito il motore. mi faccio qua a Milano e da quello lì non torno più, ho detto va bene, Ok? però fallo subito. Ok. Quindi tu gli hai fatto il motore a lui. Lui ha detto che tu gli hai detto che la macchina era da mappare perché la mappa che aveva su avrebbe rotto di nuovo questo Sì, motore. è sempre quella. Ok? Quindi lui cosa ha fatto? Ha preso la macchina e l'ha portata via. La porta via, quindi l'ha guidata con la mappa precedente. Ok. Dopo quanto tempo è stata mappata la macchina? Minimo, proprio tirata su mezza, perché meno di così la turbina non dà. Ok. Quindi lui la macchina dopo quanto tempo l'ha mappata? Dopo che l'ha portata via dalla tua officina? Dopo che tu gli avevi detto che era da Mai. mappare? Non l'ha mappata. Ah, non l'ha mappata, quindi lui è andato di nuovo in giro col motore, con la mappa che gli aveva rotto il primo motore, giusto? Esatto. Ok, questo è quello che mi interessava sapere. Ovviamente, come mi hai già detto tu, lui, tutta la manodopera che gli hai fatto, tutti i lavori, quando mi hai raccontato anche che sei andato giù Io, a. nonostante tutto, che il motore è iniziato a ritornare a andare male, gli ho sempre detto: guarda, vieni qua, vediamo, combiniamo. Lontano, Quindi tu non vengo, hai sempre non cercato vengo. Ma di risolvere il problema. Ok. sì, ma perché a me dispiace sempre, a me sempre mi dispiace, soprattutto io voglio sempre che la gente sia contenta, no? Però allora mi ha mandato un audio. Sì? Senti? Sì, ti sento, vai, vai. Ti ho mandato un audio? Che diceva: guarda, dammi 2.000 euro, di questo motore non me ne frega un cazzo, tu mi dai 2.000 euro, io ti ridò il motore. Peccato Io me ne che un cerco. SR20 non costa solo 2000 euro. Così lui ha detto, io lo so. Ok. Ho detto, va bene, ok, cioè, meglio mi riprendo un blocco, una testa che ci ho rimesso soldi io. E praticamente rientro dei soldi che ho speso, di una parte Sì. Perché almeno. come abbiamo detto, lui non ti ha mai Quindi pagato manodopera, non ti ha mai pagato niente, solo pubblicità, diciamo. sì, ha Ok. No, vabbè, questo è abbastanza. pagato i pezzi del primo motore. Quelli li ha pagati. Gli Sì, altri no. I i pezzi. La pezzi. manodopera mai. Ok. Poi un po' di roba io l'ho regalata, no, tipo. Siccome ci tenevo a fare una roba fatta bene, la verniciatura del coperchio punterie, tutti i tubi di recupero, i nipples, bulloneria che mancava, sempre pagata. Ok, no, è tutto abbastanza chiaro. Quindi, tutti i lavori che gli hai fatto tu, perché mi hai raccontato anche che sei andato ad Adria una volta perché aveva dei problemi con la Trueno, non ti ha mai pagato la benzina, mai pagato trasferta, manodopera, mai niente. No, sempre che ti dai, Alberto, vieni, così stiamo in pomeriggio insieme. E io ero andato perché perdeva benzina e i suoi carburatori. E aveva il Rotto. regolatore che non funzionava più, era vecchissimo, era ossidato. Poi aveva problemi all'impianto elettrico, cioè lui caricava la batteria e mentre correva la batteria si scaricava finché non si spegneva il motore. E quel problema lì gli ho detto: guarda, devi portare in officina Sì, perché qua bisogna cercare l'assorbimento, dov'è? E io l'ho messo a posto. ok, anche Mi ha lì pagato il gratis, cioè pezzo, o meglio con pubblicità. dov'è? Anche lì gratis, ti faccio pubblicità. Sì. Ok. All'ultima cosa, prima di chiudere velocissimamente, per chi non lo sa, Nicola ha fatto un video dove appunto diceva che Project J, che questa officina qua, lui aveva sbagliato il motore. Lui ha ricevuto un sacco di commenti negativi da Google e Google ovviamente si è accorto di questa cosa e gliel'ha segnalata lui. Quindi Google probabilmente farà una ricerca su tutti i commenti negativi che ha ricevuto per capire se sono veritieri o no, perché ovviamente Google vuole solo commenti veritieri, Mi ha giusto? contattato Google, no, dicendomi cosa
cosa succede? Anche perché quando praticamente tu sei un cliente di Google, quando hai un'attività, no? E Sì. se c'è qualcosa che non va, ti tiene a sapere qual è il problema. Io l'ho Ok. spiegato praticamente. E questi commenti sono stati segnalati adesso alla polizia postale, che farà un'indagine. Adesso non so come funzionano queste cose perché non mi è mai capitato. Ma anche un po' mi dispiace perché di gente mi scrive insulti che Non ovviamente sono veri. un centinaio di recensioni sono state cancellate automaticamente da Google perché c'erano parolacce, no? Mi hanno detto, no, c'erano insulti, quindi Google ha un algoritmo, mi dicevano che le parolacce assolutamente non si possono mettere, no? Ok. Insulti non si possono Sì. mettere, No, se riconosce un insulto, è importante, no? io volevo solo dire che appunto, cioè, questi commenti verranno controllati da Google per vedere se sono veritieri o no, e quindi se l'account Esatto. che ha messo il commento sia vero. Va bene, ti ringrazio per questa chiacchierata, per chiarire un po' e sentire anche il tuo punto di Grazie vista. Quindi ti ringrazio molto a te. Sì, per aver... perché alla fine, cioè, io non è che ho follower, poi non è che mi sarebbe interessato, cioè, la vita vera è qua, no? Dove ci sono i problemi, dove si Sì, infatti a me risolve e dispiaceva molto dove che tu che hai un'attività ricevessi questa brutta pubblicità senza essere riuscito a chiarire o altro, capito? Questo mi dispiaceva, ecco. io a Nicolò gli ho dato tutta la mia disponibilità. Quando ho iniziato lì mi ha dato fastidio e subito mi è arrivata la lettera del suo avvocato, nonché il mio avvocato mi ha consigliato, Sì, di mi ha non parlarci detto più. espressamente: Alberto, non rispondere più a lui, non parlare più con lui, ci penso io col suo Va avvocato, bene, va no? bene. Grazie per Che visto che questa diceva che io sono precisazione. sparito, Sì. sono scappato con soldi, che non Ok. chissà No, che tu sei sempre soldi stato pensa lui. disponibile a chiarire il problema. Ok, va E bene. Adesso adesso bisognerà vedere come vedranno va la causa, avvocati. ovviamente. Va bene, ti ringrazio molto. Penso che possiamo finire qua. E invito tutti a contattare direttamente lui se avete bisogno di aiuto. È una persona cordialissima. Io mi sono trovato benissimo a parlare con lui. Quindi spero che un giorno ci riusciamo a beccare di persona. E niente, ti auguro. Sicuramente, perché sono spesso in giro per l'Italia, dai. Perfetto. Spero che ci vediamo presto. Grazie Ok. di tutto. Va bene, Ciao ciao. ciao ciao. Bene ragazzi, questo era Alberto dell'officina Project D, una persona secondo me fantastica e molto buona, proprio come persona è una buonissima persona. Detto questo, io quello che ho sentito, io non do ragione, come ho detto, né a uno né all'altro, ma per quello che ho sentito mi sembra evidente quale sia la persona che cerca di trarre profitto dalle persone, cerca di trarre guadagno, cerca di trarre un vantaggio da una persona e chi invece è veramente appassionato e ama questo mondo. Vi ricordo che siamo su Instagram, su YouTube e su Facebook, potete scriverci e cercarci in ogni modo, risponderò a tutti i commenti e a ogni dubbio che possa avere qualcuno di voi. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!